ecco, in questa proclamazione del pane di vita, come personificato da Gesù, continua in quella che è una serie di autoproclamazioni, no? Io sono via, verità e vita, io sono il pane della vita. È la forma con cui Dio ha scelto di essere unito, vivificando l'uomo in modo soprannaturale attraverso un mezzo che è materiale, ma se dicessi caricato del suo spirito sarebbe una limitazione. In realtà è la divinizzazione del corpo umano nel suo figlio Gesù, perché è vero uomo ma vero Dio, ma le due nature, pur rimanendo indistinte, sono, no, nella stessa persona, per cui il suo corpo ottiene di essere investito di tutta la carica divina, perché in se stesso lui compie perfettamente la volontà del Padre. Quindi c'è un'aderenza, si compie in lui quello che doveva essere per tutta l'umanità, c'è un'aderenza della divinità, dello spirito di Dio nella sua carne, nella sua umanità, nella sua anima, nel suo sangue, no? Nella sua corporeità tutta. E questo permette un innesto nell'uomo. Ora, perché debba essere assimilato? Potrebbe essere un mistero grande, lo è un mistero grande. E io provo a spiegarlo un po' come lo comprendo, quindi parlassi che non usi ovviamente dei termini tecnici, teologici precisi, ma per intenderci. Tutta l'opera di creazione di Dio Padre deve arrivare a questo punto, e Gesù è il vertice. Cioè, l'opera di creazione, proprio andando alla Genesi, no? Quindi fa la distinzione, la creazione, quello che noi chiamiamo l'universo, il cosmo, eccetera, è tutto quanto finalizzato all'uomo, l'uomo che tradisce Dio, ma che viene in qualche modo salvato da un nuovo Adamo, quindi c'è una nuova creazione, che avviene non per il fallimento di Dio, ma per il fallimento dell'uomo nella sua risposta a Dio. È il vecchio Adamo e il nuovo Adamo. Il rapporto fra tutto il creato e l'essere umano è la cosa che noi facciamo un po' fatica a comprendere, perché o ci distacchiamo troppo oppure ci rendiamo troppo simili agli animali, no? Per cui non c'è una, a seconda dell'ideologia ovviamente, non c'è un equilibrio in questo. L'equilibrio non è che la verità sta nel mezzo, perché hanno ragione un po' questi e un po' quelli, ma perché l'uomo ha una composizione doppia. C'è una parte naturale, terrena, nel quale viene infuso lo spirito divino. Ora, questa cosa avviene in modo perfetto nella creatura, parliamo di dopo il peccato, è l'Immacolata che nasce preservata dal peccato originale. Quindi in lei c'è questa unione perfetta fra la sua anima, la parte spirituale e la parte corporea, senza tradire minimamente i dettami del Signore. E per questo è immacolato. Da lei nasce il creatore, nuovo Adamo. Nasce il Salvatore, volevo dire, il nuovo Adamo, che è Gesù Cristo, che non è creato, ma è generato attraverso la terra, cioè è tratto dalla terra, così come Adamo fu tratto dalla terra. Gesù non è che è sceso dal cielo col corpo, il corpo l'ha preso qui, quindi il corpo è il frutto purificato senza alcuna macchia, è immacolato lui perché dalla Vergine Maria Immacolata, ma porta in sé tutta la parte migliore del creato, e tutto il creato in sé. È San Gregorio Magno che parla di questa cosa, dove tutte le componenti della natura sono riassunti nell'uomo. Questo fatto rende l'uomo al vertice della creazione, in più ha questo salto di qualità nello spirito,
perché dalla creazione nasce per un frutto che entra invece fuori da quello che è la creazione della terra, della parte materiale, ed entra in una dimensione spirituale. Questo processo di elevazione non avviene se non con un salto di qualità che Dio pone come condizione, cioè l'anima che gli viene messa dentro, e come destino, ma che deve meritare, deve volere. Quindi è come una trasfigurazione di sé per un destino altro. Fallito con tutto il genere umano da Adamo in avanti, ricomincia e riesce vittorioso il Cristo insieme alla Madre Maria. Ma essendo il vertice di tutta quanta la creazione, vuol dire che tutta la creazione viene riassunta ora nel Cristo, e dovremmo dire anche in Maria. L'uno è creatura, l'altro è generato dalla creatura, ma preesistente, come sappiamo, perché è il Verbo di Dio, il Padre l'Eterno. Se tutta la natura è compresa in Cristo, usando una parola di San Paolo, la sua missione è quella di ricapitolare in sé tutte le cose. La ricapitolazione non è un riassunto, no? I capitoli erano i capi, cioè tutto quello che fa parte della realtà viene come riannodato insieme, come le pagine di un libro, come, no? e vengono portate a un punto di origine comune. Cioè tutte le cose vengono ricapitolate in lui, perché erano stati spezzati questi capitoli, erano stati spezzati in tutte le varie dimensioni, sia del creato che dell'umanità. Allora, se noi comprendiamo questo, che non è facilissimo, capiamo anche perché Gesù dice che lui è il pane vivo disceso dal cielo, no? Che dà la vita, non dice semplicemente ai credenti, al mondo. Che vuol dire? Che attraverso i credenti parte quella rigenerazione di cui lui è la fonte, dell'universo intero che è stato rovinato dal peccato dell'uomo. Il disordine dell'umanità intera ha coinvolto in modo spirituale, dunque anche materiale, il mondo intero. La ricapitolazione di tutto quante le cose create in Cristo invece fa sì che tutto riprendano un proprio ordine e vengano nutrite, alimentate dalla sua vita che va capillarmente a toccare tutte le cose perché possono avere una rigenerazione, una nuova generazione, quello che in greco si chiama palingenesi, cioè nuova generazione, di nuovo viene fatta la generazione, no? E generazione è il verbo tecnico per parlare della creazione da parte di Dio, genesi, e queste sono le generazioni e via che si parte. Il mistero è che noi, poiché siamo in Cristo, siamo parte di questa ricapitolazione, nel senso che sia come ricapitolati in Lui, ma poiché siamo al vertice della creazione tutta in quanto uomini, diventiamo anche noi il passaggio obbligato per la ricapitolazione di tutto quello che è in disordine. Che vuol dire? Che chi mangia il suo corpo e beve il suo sangue è, in modo sacramentale, è rigenerato da Cristo, inserito in Lui come corpo mistico, ricapitolato in Lui e diventa a sua volta strumento della ricapitolazione di tutte quante le cose. Immaginate una rete che si estende capillarmente fino all'ultima cellula esistente nell'universo. E questo avviene attraverso di noi. Che vuol dire? Che sia i non credenti, sia i distanti, sia i peccatori, tutti questi, sia l'universo intero, prima o poi in qualche modo viene ricapitolato in Cristo. E questo passa attraverso il suo corpo, che siamo noi. Corpo fisico durante la passione. Noi, collegati a lui, siamo la continuazione della sua passione sulla terra, sia per i peccati che noi facciamo contro il suo corpo, sia come parti invece di reintegrati nel suo corpo, e quindi ciò che noi subiamo è ciò che completa, ciò che manca a quello che sono i patimenti di Cristo, come dice sempre
San Paolo, mi sembra, nella lettera di Efesini. Quindi quando noi facciamo la comunione, non è semplicemente che riceviamo una forza, ma è una forza orientata che ci finalizza in Cristo e ci mette in una dimensione salvifica strumentale per la nostra unione con Cristo per tutto il mondo. Come? Noi non lo sappiamo, perché è il capo che ricapitola in sé tutte le cose. E il capo è Cristo e la Chiesa è il corpo, e noi siamo Chiesa. Chi è dunque Chiesa? Beh, chi in modo cosciente, volontario, assume battesimo, si nutre dal corpo e sangue di Cristo e coopera con Lui alla redenzione del mondo secondo quella vocazione, quella elezione che individualmente ha ricevuto. E tutti gli altri, Padre, perdona costoro perché non sanno quello che fanno, e dice non imputare loro questa colpa. Che processo ci sia di guarigione, di salvezza per costoro, noi non lo sappiamo. Però che questo sia un frutto della passione di Stefano e quindi anche di tutti quelli che in diverso modo, grado e maniera cooperano alla redenzione, questo è vero, è un dato sostanziale, ma è Dio che opera con il suo Cristo. Quindi i cristiani sono anima del mondo e sono anima del mondo perché sono uniti perfettamente al Cristo e si è uniti perfettamente a Cristo mediante la fede, che è la fiducia, l'abbandono in Lui, e nutriti del suo corpo e del suo sangue e fatti dunque compartecipi, quando si è a un certo livello, nel senso oltre dopo che si è spurgato tutti i peccati che abbiamo, divengono anche compartecipi costoro della redenzione con il Cristo, sempre seguendo le parole di San Paolo. Quindi per noi l'Eucaristia è fondamentale perché è centro e culmine di tutto quello che è la vita della Chiesa e del culto della Chiesa. Culto vuol dire non solo dare onore a Dio, ma entrare in questo scambio di doni per poi dopo, come ho detto prima, cooperare, essere strumenti attivi o passivi come Dio vuole per la redenzione del mondo intero. Noi, nutrendoci quindi del corpo di Cristo e dell'Eucaristia, estendiamo nel tempo, nello spazio, quello che è l'opera di salvezza del Cristo, che attraverso la nostra vita irraggiata, irradiata della sua, continua a operare perché il mondo si salvi. Venendo meno la fede del cristiano, si spegne si atrofizza sempre più questa forza, non perché Dio non sia potente, ma perché così è il decreto di Dio, che tutto passi attraverso Cristo e la salvezza passa attraverso di Lui. Se la salvezza è rifiutata dall'uomo, non è impotenza di Dio, ma è la libertà data all'uomo di poterlo rifiutare. Ma c'è sempre un piccolo resto che si prende la responsabilità del tutto e il carico anche del peso di tutti. Grazie alle preghiere e ai sacrifici dei fedeli, esse salgono come fumo l'incenso gradito a Dio e in virtù di questo grazia anche il resto del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.